Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlare di come utilizzare il computer nell'home recording e produzione audio. Può sembrare un argomento molto semplice, banale, un po' vecchio, ma secondo me non lo è, ovvero che non è così scontato che gli utenti, sia per chi lo fa per hobby e per chi lo fa in ambito professionale, non è scontato che questi utenti siano in grado di utilizzare al meglio un computer, che conoscano alcune funzioni basilari che possono permettergli di risparmiare tempo, di gestire al meglio i programmi, il sistema operativo. Tutte queste cose, come ben sapete o come state scoprendo in questo momento, eh, sono molto importanti perché non solo noi dobbiamo focalizzare l'attenzione sul software principale, ad esempio se utilizziamo Cubase, Logic, Reaper, ma dobbiamo anche conoscere quali sono le funzionalità del computer a livello di base ovviamente per riuscire a, ad esempio, fare un semplice backup del nostro progetto, riuscire a capire come sfruttare un hard disk esterno, capire quali possono essere le limitazioni del computer. Poi possiamo andare in discorsi un po' più intricati, andare a, a discutere di processori, RAM, utilizzare o meno una scheda video dedicata. In questo caso parliamo di audio, quindi principalmente non è una cosa che noi andiamo a cercare. Ma ci sono ambiti, ad esempio, come l'unione dell'audio più video. Quindi, per chi si occupa di composizione musicale, di sound design, che ha la necessità di conoscere più o meno come capire se una scheda video è al passo coi tempi o se è un modello vecchio. Quindi sono tutte cose che, sia a livello di software che di hardware, dobbiamo iniziare a conoscere un po', a capire. Cerchiamo di fare un passo indietro. Ovvero, eh, ho deciso di fare questo video perché effettivamente alcune volte, vedendo dei commenti o delle domande che mi fate sul forum o privatamente, eh, ho potuto notare che a volte ci sono degli utenti che non sanno molto utilizzare il computer, quindi non capiscono bene alcuni passaggi nel momento in cui anche semplicemente devono spostare una cartella, devono capire qual è l'hard disk del sistema operativo e un secondo hard disk non sanno riconoscerlo. Ovviamente non c'è nessun problema nel, nell'avere questo problema perché... Uh, sono cose che si possono poi imparare col tempo, però purtroppo risultano essere a volte un po' una limitazione per lavorare con tranquillità, con serenità e non commettere magari degli errori, uh, piccoli errori, ma che possono anche magari a volte farvi uh, sparire dei file che a voi servono. Quindi sono tutte delle cose su cui si può andare a dialogare insieme, quindi cerchiamo poi di approfondire un po' questi argomenti. Innanzitutto, anche parlando con amici, a volte posso notare personalmente che eh, non si fa, non, non si mette questo problema di saper utilizzare il computer solamente ad una fascia di età. Quindi ingenuamente si può pensare che gli utenti più anziani, con tutto il rispetto ovviamente, possano essere quelli che non sanno utilizzare il computer, ma questo non è sempre vero. Potrebbe essere che in percentuale siano quelli meno indicati a fare certi lavori sul computer perché non hanno utilizzato magari un computer durante la loro vita. Sappiamo tutti che negli ultimi anni utilizzare un computer è diventato abbastanza fondamentale, alcune persone si sono messe a essere al passo coi tempi. Altre decidono invece che nel loro caso un computer non è una cosa che fa per loro, ci possono essere dei problemi di utilizzo, non accettano che i tempi sono cambiati, quindi un computer, possiamo nominare come computer anche uno smartphone o un tablet al giorno d'oggi, che questi accessori non siano utili a quello che lui deve fare. In questo caso, eh, parlando di home recording, difficilmente oggi le persone eh, registrano su nastro quindi molto probabilmente utilizzano un computer per riuscire a registrare quindi ovviamente si è praticamente obbligati anche per abbattere i costi eh, ad utilizzare un computer questo argomento ovviamente è molto vasto ci sono tante cose da conoscere ma non è detto che si debba approfondire tutti questi argomenti quindi potrebbero anche bastare delle nozioni di base per riuscire a capire come gestire il computer al meglio. Questo è valido sia per i giovani che per i più anziani, quindi senza distinzione di età ci possono essere persone che eh, non sono appassionate di computer, non si trovano e quindi hanno delle lacune. Questo però viene poi riportato anche ovviamente nel classico utilizzo del software. Come dicevo prima, non sempre si lavora solo all'interno del software, ma anche solo per Gestire al meglio i propri file e fare un backup bisogna conoscere alcune cose per evitare dei problemi, anche semplicemente a volte installare un programma. Eh, possiamo fare una distinzione, quindi, ad esempio, l'utilizzo di Windows e di chi compra un computer della Apple, quindi avrà un altro sistema operativo completamente differente, per alcune cose possono essere molti, molto simili. Per altri fattori possono essere completamente gestiti in modo diverso. Quindi eh, bisogna anche fare una distinzione in base a quello che si è scelto. A livello personale, io ho iniziato a utilizzare un computer molto da piccolo, da ragazzino, bambino anzi, e forse intorno ai 4 o 5 anni ho avuto l'AMIGA 1200. Che non veniva utilizzato come computer per fare chissà che, però eh, ho iniziato un po' a, ad appassionarmi questo, questo mondo per poi avere il mio primo vero computer. Poi adesso non ricordo più i vari modelli, ma anche solo per accelerare un po' in questo video. Fino al giorno d'oggi, ed è un argomento su cui ci sto abbastanza dietro. Di sicuro non sono un esperto di computer. Non so tutte le funzioni esistenti di Windows, io principalmente, anzi negli ultimi anni ho solo utilizzato Windows tranne un breve periodo in cui ho utilizzato un MacBook, uh, quindi non, uh, di quell'aspetto di altri sistemi operativi non ho mai approfondito più di tanto. In ogni caso ci sono sempre un po' di cose che noi dobbiamo conoscere per riuscire a utilizzarlo al meglio. Quindi, secondo me, questo video ovviamente non vi sta spiegando nulla, non vi sto dicendo come utilizzare il computer, ma vuole essere solamente una riflessione, un qualcosa su cui pensare, magari semplicemente una conferma, anche da parte di qualcun altro che, è, eh, che fa video in questo settore. Quindi, ovviamente, non è un corso di computer né i tutorial che. Io preparo molte volte, do per scontate certe cose che possono appunto sembrare semplici per tanti e molto complesse per altri. Del resto, per tutti, nel momento in cui abbiamo iniziato, tutto è sembrato complesso. Anche semplicemente fare una copia di un file, se è la prima volta che si utilizza il computer, è normale che non si sappia come fare. Da quando ho iniziato io, che comunque non sono tanti anni fa, quindi mettiamo da quando ho iniziato a registrare le mie prime cose quindi 15-16 anni fa ovviamente i software si sono semplificati di molto i sistemi operativi sono molto più eh, sono con meno problemi di una volta molto più semplici da utilizzare anche i computer relativamente costano meno in confronto a tanti anni fa quindi con meno euro riuscite a portarvi a casa un computer che potete tranquillamente utilizzare per un ambito hobbistico nell'ambito dell'home recording quindi non c'è bisogno di avere sicuramente l'ultimo modello e conoscere tutti i processori che ci sono in circolazione quello che faccio io ovviamente è cercare sempre di approfondire nel limite del possibile quello che riguarda il mondo dei computer quindi la parte hardware, la parte software. Ovviamente nel momento in cui ci sono tantissimi argomenti che non conosco, nel momento in cui mi accorgo di questa cosa e mi possono essere utili, cerco di approfondire con le classiche fonti che oggi abbiamo a disposizione tutti, cioè Google, ovvero un motore di ricerca che cercando alcune cose ci permette di ovviamente andare a rifinire alcune cose che non conosciamo. Uh, come l'altro video che dicevo sui manuali, ovviamente l'inizio è difficile perché non avendo nessuna competenza, non conoscendo nulla, è veramente un mondo aperto a tutto e non si capisce dove sbattere la testa, a volte non si sa neanche come cercare il proprio problema perché non si conoscono i termini, non si conosce minimamente da dove potrebbe arrivare il problema, proprio non si ha idea di nulla. E di conseguenza è sempre un po' difficile fare il primo passo. Per questo, per chi si trova magari a non saper utilizzare più di tanto un computer, eh, vi do un'opinione. Ovviamente, un consiglio mio personale è quello di cercare di sforzarsi di lavorare sul software che volete utilizzare, quindi per produrre musica, ma anche di non tralasciare la parte di utilizzo classico del computer, copiare dei file, tagliarli, gestire al meglio gli hard disk, pulire un po' il computer nel momento in cui si hanno tanti file gestiti male, magari installazioni vecchie di programmi che vi occupano l'hard disk e non volete più usare. Quindi tutte queste cose che possono crearvi dei problemi ovviamente vi consiglio di non installare dei programmi scaricati da internet senza permesso uno perché sono dei programmi che eh, ovviamente dovreste pagare non avete pagato e oltretutto a volte sono anche pieni di virus quindi potreste avere dei problemi al computer incompatibilità software che reagiscono male a quello che state facendo ottenendo mille problemi semplicemente perché avete installato tante cose scaricate da chissà dove quindi anche questo può essere uno dei vari problemi per cui non si riescono a fare certe cose quindi meno cose ma eh, originali meno cose ma gratuite ci sono tantissime alternative oggi se avete un problema di non poter acquistare certi programmi una via più o meno la trovate anche con applicazioni e programmi gratuiti allora direi che siamo arrivati alla fine di questo video penso di avervi dato qualche spunto per approfondire un po' questa ipotesi di mettersi a capire come funziona un computer so benissimo che non è facile però potrebbe essere semplicemente un video che vi dalla carica per riuscire a fare questo step in avanti verso la scoperta di nuovi argomenti fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di appunto questo argomento se siete esperti di computer state cercando di studiare semplicemente come fate fate come me magari vi documentate sul momento per capire un po come funzionano alcune cose insomma fatemi sapere Cosa ne pensate e a che punto siete voi a livello di conoscenza del classico utilizzo del computer? Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale ed abilitate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao!